ragazze, ciao ragazzi. Allora, anche oggi sto filmando con la videocamera dei vlog. Se vi sembrano diverse le immagini è per questo. Spero vivamente di non avere rossetto sui denti perché l'ho appena applicato. Se fosse così, perdonatemi, non lo vedo, non sono mezza accecata. Che cosa vi devo dire? Non me ne rendo conto. Comunque, allora, intanto voglio sapere come state, mia family, perché è da qualche giorno che non caricavo un video. Come sapete, tornando dalle Maldive, l'ultimo giorno e mezzo sono stata parecchio male e quindi febbre, mal di stomaco, eccetera. Quindi, ma adesso mi sono ripresa, però mi siete mancati tanto, voglio sapere come state. Non lo chiedo, non lo dico tanto per dire, non lo chiedo tanto per chiederlo come state, voglio sapere davvero come state perché vi voglio bene. Quindi aspetto i vostri commenti. Ma oggi voglio fare, perché ogni volta che faccio un video haul, un video spacchettamento, un video shopping dei miei nuovi gioielli, mi chiedete sempre di fare la collezione aggiornata, visto che sono passati anni dall'ultima collezione di gioielli, è giunta l'ora di farne una nuova e faccio vedere la sistemazione, ma soprattutto vi faccio vedere tutti i miei gioielli. E vedendomi in monitor in questo momento mi sto rendendo conto che ho le spalle e le braccia abbronzate ed il viso ed il collo bianchi, quindi spero sia solo una mia sensazione, ma non credo, credo sia proprio così. Forse devo usare un fondotinta più scuro. Bando alle ciance, però andiamo, prendo la videocamera, mi porto nella mia cabina armadio e andiamo a vedere la mia collezione di gioielli. Ok, eccoci qua, la mia cabina armadio la conoscete bene. E lì ho già preparato la ring light perché questa stanza è molto molto buia, quindi ho bisogno di una luce extra. Vabbè, questa appunto l'avete già vista, la mia cabina armadio la conoscete molto bene, quindi non mi soffermerò. Andiamo direttamente ai gioielli. E spero che la luce appunto sia decente in questo video, ragazzi, perdonatemi se non lo sarà, ma appunto questa è la stanza che ha la luce peggiore di tutta la casa. E se noterete le mie ciabatte nel video, ebbene sì, sono due avocadi. Let's avocado. Ok, basta, basta parentesi, partiamo. Allora, questa è la sistemazione per il momento. In realtà ho un altro di questi cassetti che vi farò vedere, che devo aggiungere un altro ripiano sostanzialmente, perché qui sono davvero ormai strettissimi. Comunque, apriamo, spostiamo la luce, apriamo il cassetto. Anzi, prima dai, vi faccio vedere quello che c'è. Allora, qui in realtà ci sono tre box con vari orecchini vecchissimi. È tutta roba davvero dell'epoca dell'anteguerra praticamente. Poi qui c'è il mio bracciale Saint Laurent. Questo non mi ricordo dove l'ho preso, forse l'ho preso a Los Angeles, non mi ricordo assolutamente perché sono passati almeno 3 anni, però è sempre splendido e lo indosso quando non ho tanti altri gioielli, quindi metto solo questo, un paio di orecchini, perché è molto statement, molto grande. È anche pesantino, però mi piace perché c'è il logo, però quando lo indossi non si vede appunto. E questo lo metto qui perché all'interno dei cassetti non ci sta, è troppo troppo grosso. Poi accanto c'è questa scatolina con due cerchietti Chanel. Questi non sono esattamente gioielli, però li tengo qui perché sono molto preziosi. Allora, in realtà uno, allora questo in realtà l'ho preso in un negozietto di Firenze che usa bottoni vintage Chanel per farne dei gioielli o comunque degli accessori, e questo è un cerchietto molto molto carino che ho preso da loro, e appunto questo è un bottone vintage del brand, è ormai raro trovarli. E se notate che le mie unghie devono rifare il semipermanente, ebbene sì, devo rifare il semipermanente, ma vado domani, quindi lasciate stare le mie unghie, ok? Fate finta che siano a posto. Allora, poi qui invece c'è... Questo invece è un cerchietto che ho preso da Chanel. Anche questo però ha un bottoncino che è simile all'altro qui sulla parte superiore. E poi c'è questo mega mega fiocco nero di raso. Molto carino questo. È un po' che non lo metto e mi dispiace, però non lo so, non mi ci vedo più tanto, però è comunque bellissimo. Poi cercherò di andare abbastanza veloce perché altrimenti facciamo Natale con questo video. Poi qui c'è il mio collier de Chin. Io non lo so pronunciare. Comunque lo conoscerete tutti perché è un bracciale molto molto famoso. Questo è nero, pelle liscia con hardware argentato. Anche questo inizialmente quando l'ho preso, e questo è stato il mio autoregalo di 3 anni fa, 4 anni fa, l'ho preso a Parigi, nella boutique Hermès a Parigi.
era difficile da trovare all'epoca, non so se adesso sia un pochino più semplice da trovare, però mi piace un sacco e quando l'ho comprato l'ho indossato anche molto, però adesso non lo so, è un po' che non lo metto, infatti sto pensando se venderlo, però mi dispiace perché appunto è stato un autoregalo a Parigi e ci sono molto affezionata, devo dire la verità, ci sono molto affezionata e quindi sì, boh, per adesso è qui nella mia collection. Poi qui questo l'avete visto in uno degli ultimi video haul, quindi se avete visto quel video shopping lo conoscete molto bene, è il mio nuovo orologio di Cartier, questo l'ho preso vintage ed è il Panther in oro. È molto elegante, molto carino, sembra un bracciale e lo adoro. Devo però portarlo a stringere, per questo che non l'ho ancora indossato, perché il cinturino è un pochino troppo largo. Alcuni di voi mi hanno detto che effettivamente sì, si può stringere, quindi devo assolutamente portarlo perché mi sta leggermente largo e voglio che sia, visto che è un pezzo così unico nella mia collezione, voglio che sia perfetto sul mio braccio, quindi devo assolutamente portarlo a stringere un pochino. Però questo è lui, è il mitico Panther di Cartier ed è il mio primo ed unico per adesso pezzo di Cartier nella mia collezione. Poi qui c'è la collana di Dior che ho preso anche questa non tanto tempo fa. Sono due collane in un unico filo, insomma sembrano due ma è una collana unica. Qui c'è, su questo ciondolino c'è la scritta Jadior con il numero 8 e qui c'è la pina che è presente in molte delle creazioni di Christian Dior. E poi arriviamo, arriviamo al cassetto con i gioielli in sé. Forse prima però voglio farvi vedere che cosa indosso, perché questi sono tutti pezzi che di solito sono all'interno della collezione, ma ovviamente li sto indossando in questo momento. Allora vabbè, al dito c'è il mio anello di fidanzamento con il solitario e la mia fede. Quindi poi c'è, sto indossando l'orologio di Michael Kors. Cosa sta succedendo? Ok, mi chiedete sempre, sempre in tantissimi dove ho preso questo orologio. L'ho preso appunto da Michael Kors. È un buon orologio, mi piace, insomma, niente di speciale. In realtà non è un brand che adoro, però questo orologio mi è piaciuto molto. Su quest'altro braccio, allora, sopra vedete il bracciale con la N di Louis Vuitton. Anche questo è stato uno dei miei ultimi acquisti, ovviamente N come Nicole. Poi c'è il bracciale Jadior che è stato il regalo di Natale di Tomas lo scorso Natale 2017 e poi ancora sotto con la lacca, in lacca nera, è il bracciale di Hermès, non so come si chiami ma lo uso spessissimo, quindi sicuramente me lo avete visto indossare spesso. Invece al collo ho questo choker d'oro che ho preso, non mi ricordo il sito, ma se avete visto il mio ultimo video shopping ne ho parlato. E poi c'è questa che è di Kate Spade ed è la collana con il ciondolino con la N. Gli orecchini sono quelli di Louis Vuitton che ho preso, penso anche questi ormai 3 anni fa, e hanno la V di Vuitton e poi questo ciondolino, mi piacciono tantissimo. E questo è quanto per i gioielli di oggi, spero di essere a fuoco, probabilmente no, ok, forse sì. Ah no, ancora una cosa vi devo far vedere, che è questo ed è l'anello che indosso sull'altra mano, eccolo qua, ok, ed è di, anche questo di Dior, e anche questo ha la pina con tutti questi cristalli attorno ad un cuoricino di madreperla. Iniziamo da questa parte, qui ci sono tutti i miei orologi Daniel Wellington, ci sono sia con un quadrante un pochino più grande che con il quadrante un pochino più piccolino. Questo è senza dubbio quello che preferisco di tutta la mia collezione Daniel Wellington, molto elegante, molto leggero, molto molto bello. Poi qui ci sono alcuni, allora questi sono i miei nuovi orecchini Chanel, li ho indossati soltanto una volta perché per il nostro anniversario di matrimonio, tra l'altro il nostro primo anniversario il 26 di agosto, sono molto particolari, molto eleganti e quindi deve esserci una serata, un evento particolare per indossarli, altrimenti sono un pochino troppo forti con tutti questi Swarovski e questo logo così in bella vista. Poi ci sono i miei nuovi orecchini a doppia C con perle, ne ho altri di questi, vi farò vedere dopo, però sono un pochino più piccolini, questi invece appunto sono più grandi, quindi li ho messi qui. Questi sono in color oro, però un oro, un color champagne più che altro, non sono troppo gialli. Poi c'è la mia spilla, questa l'avete vista spesso sicuramente su qualche cappotto, sui cappelli, mi piace appunto sbizzarrirmi ed applicarla un po' qui un po' là perché fa
praticamente fa diventare tutti i capi Chanel, e quindi questo secondo me è un ottimo acquisto se appunto volete una cosa molto molto versatile nel vostro guardaroba, che può andare su tutto. Questo è fantastico, su gonne, maglioni, è davvero davvero fantastica. Anche questa è di questo color champagne con tutte queste perline. Poi là dietro è un po' difficile arrivarci in realtà, ma ci sono, anzi alzeremo e vi faccio vedere bene. Allora, qua dietro ci sono degli orecchini che sinceramente non mi ricordo dove ho preso, ma mi piacciono tanto. Non li ho pagati tantissimo, queste tre paia davvero pochi euro sicuramente, anzi forse questi li ho presi da Zara o H&M, non lo so, e questi erano tra i miei preferiti tempo fa, però stanno un po' perdendo il colore, che mi dispiace perché li amo. Cioè li adoro questi, hanno una forma secondo me che mi sta molto bene. I pendenti in generale così sottili penso che mi stiano bene, però appunto stanno, non si vede molto, ma stanno un po' perdendo il colore purtroppo, però non riesco a separarmene. Poi, allora, qua dietro ci sono i choker, di solito qui c'è anche quello che sto indossando, questo di Saint Laurent è fatto tipo in velluto, anche questo molto 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 elegante, molto carino. Il logo è grande e può essere un pochino scomodo a volte, quindi sicuramente non lo indosso per giornate intere, ma solo magari per una serata. Poi c'è invece questo un po' più piccolino e decisamente più portabile di Dior, con la scritta Jean Dior. L'abbino molto spesso con collane un po' più lunghe, come magari possono essere queste o quelle che sto indossando, la medaglietta con la N che sto indossando in questo momento. Poi qui ci sono, allora, questi ricevo sempre un sacco di domande su questi orecchini, non sono più disponibili, questi sono di Louis Vuitton, li ho presi credo 3-4 anni fa. Questi non sono più disponibili, quelli che trovate sul sito sono simili ma sono molto più piccoli, questi erano la... la misura più grande. Questi sono molto più grandi di quelli che trovate adesso sul sito e sono sold out ovunque, e io li ho presi subito quando sono usciti, li adoro e li uso tantissimissimissimo. Poi questi invece sono praticamente gli unici orecchini a cerchio che io possieda e sono di Dior anche questi. Questi sono di un dorato un po' invecchiato, da questa parte c'è la scritta Jean Dior con la stellina, il trifoglio, dall'altra parte c'è invece soltanto questa stellina. Sono molto molto carini, questi li ho presi a Parigi. Poi ci sono questi sono di, anche questi sono di Louis Vuitton, sono molto carini secondo me, amo gli orecchini dorati, e questi hanno la parte davanti dorata e la parte dietro nera, ma si possono intercambiare e usare la parte davanti nera. Sono anche questi molto particolari, non si sono visti molto in giro, quindi mi piacciono anche perché sono speciali, così non sono conosciutissimi. Poi da quest'altra parte ci sono, allora qui teoricamente dovrebbe starci l'orologio che sto indossando in questo momento, scusate se c'è un po' di, se ci sono peli dei miei gatti, ma gatto Denver, come sapete, gatta Stellina, hanno tanto 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 pelo e quindi volano ovunque. Allora qui sì, vabbè, qui c'è lo spazio perché dovrebbe starci l'orologio che sto indossando. Poi qui c'è il mio Rolex e questo e si chiama Date Just, non mi ricordo quanti millimetri sia, non è quello più piccolo ma quello subito dopo, e ha la ghiera in oro bianco, c'è la data, beh, naturalmente, e sì, è quello che indosso praticamente quasi ogni giorno. Poi qui c'è l'orologio Casio, anche questo mi piace, è sportivo, digitale e lo indosso molto spesso. Poi qui c'è l'orologio Marc Jacobs, questo non lo indosso più tantissimo, però a volte quando ho magari un outfit un po' più elaborato e ho bisogno di un orologio piccolino e molto elegante, lo uso perché è super super carino, ha il quadrante a specchio dorato con i due occhi che sono due Swarovski e con le orecchiette di un gattino, vabbè, secondo me è l'orologio più bello al mondo questo qua. E poi vabbè, sarà che sono di parte, io amo i gatti, lo sapete. Poi questo in realtà è solo il cinturino dell'orologio Daniel Wellington, sono intercambiabili. Proseguiamo, da questa parte ci sono, allora, due bracciali
argentati. Uno è anche questo di Marc Jacobs, Marc by Marc Jacobs, questo l'avevo preso ad Amsterdam e l'avevo trovato anche scontato, mi ricordo, l'avevo pagato pochissimo. Poi qui c'è un altro di Hermès simile a quello che sto indossando in questo momento, questo però è argentato, non so se riuscite a vederlo con questa luce, ma è argentato e la lacca è rosa chiaro. Amo questo bracciale e sicuramente lo conoscete perché lo indosso davvero molto molto spesso. Poi qui ci sono, allora, questi sono due, ne avevo tre, ah no, ecco, tre bracciali. Questi sono placcato oro e credo di averli presi da Accessorize, se non sbaglio. Sono molto leggeri, molto sottili e molto eleganti. E poi questo invece è il bracciale Daniel Wellington che ho ricevuto con gli orologi. E poi qui invece ci sono tutti i miei bracciali Stroili e questi hanno tutti un significato molto molto particolare. Allora, qui come vedete sulla medaglietta c'è scritto Kiss and Makeup, qui Makeup, qui c'è scritto Insieme per sempre. Questi li ho creati tutti 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 quanti io. Poi qui c'è la N e la T con You and Me, Nicole Tomas. E poi qui invece c'è l'anello con i cuoricini eccetera. Poi questo invece è un pochino più shopping con la borsetta e la scarpa con il tacco, e questo invece è un pochino più semplice con il segno dell'infinito e la scritta Together Forever. Poi, questi non ve li ho fatti vedere. Allora, qui solitamente ci sta la medaglietta con la N di Kate Spade, non so se vi ho detto prima il brand, ma è di Kate Spade. Poi questa invece è una collana che ho ricevuto in una delle candele My Julie Candle e mi piace tantissimo tantissimo tantissimo, molto bella da abbinare ad altre collane. Poi questa è di Chanel, lo vedete, c'è la doppia C, il logo con il quadrifoglio. E poi vabbè, questo, mi ero innamorata di questo ciondolo perché lo vedete, c'è il logo e poi c'è la borsetta, vabbè, è fichissimo secondo me. Anche se non lo uso più tantissimo, non lo indosso più tantissimo, non lo darò mai 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 via. E poi qui c'è un'altra collana di Chanel con la camelia, che come sapete era il fiore preferito di Coco Chanel. E quindi questa, anche questa è difficile da trovare, mi sono innamorata subito quando l'ho vista. Peccato non averla trovata anche in bianco perché l'avrei presa subito, però mi piace moltissimo anche questa nera con il logo dorato. Poi passiamo a quest'altra parte, qui ci sono tutto gioielli in argento o in oro bianco, li ho un po' suddivisi, ecco. E poi allora qui c'è questo, anche su questo ricevo sempre un sacco di domande, questo è di Tiffany ed è super 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 vecchio, è in argento ed è stato penso il mio primo regalo da Tiffany. Poi questo è un altro bracciale, anche questo in argento, anche questo di Tiffany, con questo bellissimo ciondolino a forma di pacchetto regalo con il classico colore Tiffany, questo turchese meraviglioso. Poi questo è un altro bracciale, anche questo in argento, con questi ciondolini con le coccinelle. Poi altro bracciale a cui sono molto affezionata, qui non so se si riuscirà a vedere in realtà in videocamera, ma ci sono i nostri nomi, c'è scritto Stellina, Tomas, Nicole e Denver. E questo è stata una collaborazione, ma anche un regalo, perché è stata una collaborazione con una mia follower che ha questo negozio in cui fa queste cose carine personalizzate e mi è piaciuta tantissimo e lo uso anche molto spesso. Poi allora qui ci sono invece tutto bracciali che io ho trovato, a parte questo se non sbaglio, questo l'ho preso a Dubai ed è stato il mio souvenir di Dubai. Il resto invece sono tutti bracciali molto belli, molto semplici, molto eleganti, che io ho trovato all'interno delle My Julie Candle e delle Jewel Candle in realtà. Quindi sono due tipologie di candele che però hanno tutte dei gioielli in argento all'interno e li indosso anche molto molto spesso. Quindi se mi vedete indossare bracciali di questo tipo sono sicuramente stati trovati all'interno delle candele. Poi
Allora, là dietro, devo alzare anche qui per farvi vedere meglio, qua dietro ci sono bracciali Zimmermann. Vi ricordate, agli inizi su YouTube avevo lavorato con questo brand che fa dei gioielli, o faceva questi gioielli stupendi in cristalli Swarovski. Sono uno più bello dell'altro, sono, non so perché, ma questa luce, forse così, ecco, così li vedete molto molto meglio. Sono super super brillanti, super shiny, e ovviamente i cristalli Swarovski sono famosi proprio per questo. Poi c'è questo, anche questo Zimmermann, stupendo, guardate questo pavè di Swarovski. Oddio, ma perché non lo metti a fuoco? Ok, guardate questo pavè di Swarovski, quanto brilla, è splendido davvero. Poi qui c'è il ciondolo Dodo in argento, che è stato il primo regalo di Tomas per me, e qui c'è la sua collana, è super 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 pesante. E poi qui ci sono altre collanine in Swarovski con ciondolo in Swarovski e collanine in argento. Poi da questa parte ci sono altri bracciali, qui c'è questo, l'ho preso nello stesso negozio a Firenze in cui ho preso il cerchietto di Chanel che vi facevo vedere prima. Quindi è un bracciale in stoffa con questo fiocchetto molto carino e ha questo bottone Chanel originale ma vintage, è molto carino questo bracciale. Poi allora, questi invece sono i bracciali Dior, sono a coppie, questi due vanno assieme, nel senso che si possono anche comprare solo a coppia. Questi due erano della collezione primavera-estate e c'è, vabbè, la scritta del brand con Jadior. Sono molto estivi, molto molto carini, li ho usati tantissimo, questi li sto usando tantissimo. Questi invece sono della collezione, se non sbaglio, autunno-inverno. Anche questi hanno la stessa scritta, Christian Dior, Jadior. Molto carini e appunto sono un pochino più non so perché la videocamera non mette a fuoco niente oggi. Questi sono un pochino più autunnali, invernali, ecco, come colore si può vedere. Poi qui ci sono altre collane ed altri ciondoli. Anche questo è un ciondolo che ho trovato nelle Jewel Candle, se non sbaglio, con questa perla e tutti i cristalli. Poi c'è quest'altro ciondolino che è stato invece un regalo di compleanno. E poi altro ciondolino, anche questo è stato un regalo di compleanno. Altro, questo invece l'ho trovato in una delle Jewel Candle. E questa invece è la collana che mi vedete indossare spessissimo con il lucchetto in argento. Questa è di Louis Vuitton. E questa l'ho presa a Los Angeles ed è, sì, è di Louis Vuitton ed è molto molto bella, la uso spessissimo. Poi qui c'è il mio punto luce, questo è un diamante con montatura in oro bianco con la collanina. Questo è quasi un choker, molto corto, mi piace molto, spesso lo indosso assieme al lucchetto di Louis Vuitton. Poi qui c'è invece un altro ciondolo, questo è anche un punto luce, ma questo non è un diamante, è uno Swarovski. Anche questo l'ho trovato nella My Julie Candle. E poi qui c'è un'altra collana con questo fiore, questa rosa, che non ricordo sinceramente dove ho trovato. Poi qui ci sono i miei anelli, solitamente la mia fede, il mio anello di fidanzamento stanno qui, ma adesso ovviamente li sto indossando. Allora qui c'è l'anello, questo l'ho preso da Hermès, è un anello in argento che indosso anche molto molto spesso. E questo invece è stato il regalo di matrimonio della mamma di Tomas. Ed è un pavè di diamanti, non è un pavè, è una, non mi ricordo come si chiama, ha un nome ed è appunto tempestato di diamanti ed ha una luce splendida, questo anello è bellissimo. Poi qui ci sono invece un sacco di altri anelli, sono tutti in argento con cristalli Swarovski che ho trovato o nelle Jewel Candle o nelle My Julie Candle. Ce ne sono veramente veramente tantissimi e li amo e li indosso anche molto spesso. Poi qui ci sono invece orecchini. Allora, questi sono, vi faccio vedere meglio, questi sono Chanel con la doppia C. Se notate, purtroppo qui manca un brillantino, infatti vi dicevo che purtroppo gli orecchini Chanel hanno questo grosso grosso problema che perdono purtroppo appunto gli strass, e spero che con quelli che vi facevo vedere prima in perle non mi succeda lo stesso. Poi allora qui ci sono
gli orecchini Dior, non mi ricordo mai come si chiamano, ma ero in lista d'attesa per tantissimo per questi, sono stupendi, neri con le perline bianche, poi ve li faccio vedere, ne ho anche un altro paio con le perle un pochino più dorate. E poi qui ci sono altri orecchini Chanel con la doppia C, questi tra l'altro sono stati i miei primi orecchini Chanel di sempre, e questi, anche questi hanno questo grosso problema, potete vederlo qui, hanno perso anche questi un brillantino purtroppo. Poi qui ci sono altri orecchini, allora c'è questo che è di Dior, questi li ho presi abbastanza recentemente, li sto indossando tantissimo e sono a coppia, da una parte c'è questa apina, uno dei simboli di Dior, dall'altra parte c'è invece la stella con gli strass e il logo Dior. Poi ci sono i miei orecchini Return to Tiffany, che dovrei lucidare a questo punto perché è un po' che non li lucido, sono in argento e sono, vabbè, li conoscete sicuramente, sono i classici orecchini Return to Tiffany. Se la mia videocamera vuole metterli a fuoco, li potete vedere, ok, più o meno, spero. Sono, sì, sono i classici orecchini Tiffany che ho da tantissimo e continuo ad indossarli anche tantissimo. Poi qui ci sono questi che ho trovato all'interno delle candele profumate, non mi ricordo se le My Jolie o le Jewel Candle, sono molto carini. E poi ho questi, eccoli qua, che sono i pendenti, e faccio vedere anche l'altro, eccoli qua, e questi sono invece, sembrano due graffette, li ho presi sia in argento che in color oro perché mi piacciono tantissimo e sono di Dior, sono di qualche collezione fa, di almeno 2 anni fa, mi sono piaciuti moltissimo, anche se si perdono con facilità in realtà perché la graffetta sotto può fuoriuscire in qualsiasi momento praticamente, ma sono riuscita a salvarli. E li ho presi prima in argento se non sbaglio e poi li ho presi anche in oro perché mi piacevano tantissimo. E poi, allora, qui invece c'è una parte un po' più dorata, qui c'è il mio bracciale Hermès che è praticamente uguale a quello che sto indossando oggi, però questo è con lacca bianca, molto molto bello, e voglio prenderne uno anche arancio con il tipico colore vitamin C, con il tipico colore vitamina C arancio di Hermès. Poi ho questo che è di Louis Vuitton con il classico logo Louis Vuitton e la chiusura così a mo' di tipo lucchetto. Poi questo è un bracciale Bulgari che mi è arrivato dal brand, molto molto carino, anche questo lo sto indossando moltissimo, non mi è arrivato tantissimo tempo fa, ma lo adoro ed è in pelle rosa metallizzata con questo bellissimo ciondolo dorato in lacca nera. E poi c'è questo bracciale che ho preso un sacco di tempo fa, anche questo se non sbaglio l'ho comprato ad Amsterdam ed è di Marc Jacobs. E poi questo, che sinceramente non ricordo dove ho preso, e anche su questo ricevo sempre un sacco di domande, però non c'è il logo e sinceramente non mi ricordo dove l'ho preso o di che brand sia, però ha questi due nodi, tipo questi due, sì, questi due nodi, è simile in realtà a quello di Celine, ma sì, non mi ricordo proprio dove l'ho preso, mi dispiace. Poi, allora, qui, ok, qui ci sono altri orecchini che adesso vedremo insieme. C'è, allora, questo che è di... ok, l'altro pezzetto era qua. C'è questo che è l'orecchino a clip di Saint Laurent, va indossato la parte sotto sul lobo e la parte sopra sulla parte superiore dell'orecchio e forma appunto il logo Saint Laurent. Poi qui ci sono, ci sono questi orecchini che mi sono arrivati da Carlita, se la seguite su YouTube, sono molto molto carini e in realtà accompagnano il choker con la stella che di solito sta là, ma adesso devo averlo ancora in qualche borsa perché l'ho portato con me alle Maldive, quindi sono questi orecchini bellissimi con le stelline. E poi qui c'è l'altro, poi ci sono questi a cui sono particolarmente affezionata perché sono le nostre iniziali, Tomas e Nicole, questi sono di Louis Vuitton e li indosso sempre
eccoli qua, se riuscite a vederli. Li indosso sempre moltissimo e sono appunto le nostre iniziali T e N. E poi qui ci sono altri orecchini con la scritta Love e altri orecchini con questi triangolini eccetera, che sinceramente non ricordo dove ho preso. Poi qui ci sono, allora, questi sono dei bottoni, cioè no, questi sono degli orecchini a clip vintage di Chanel che io ho cercato in lungo e in largo e li ho trovati in un negozio online, e sono appunto degli orecchini vintage, se non sbaglio, degli anni 80 o 90, quando Chanel faceva la bigiotteria ancora placcata oro, e sono è praticamente il lucchetto Chanel e la chiusura delle borsette. Mi piacciono un sacco quando magari ho uno chignon alto o comunque i capelli raccolti. E poi ci sono gli orecchini Dior che vi ho fatto vedere prima nella versione, se riesco, si ingarbugliano sempre, sì, sono gli orecchini con le graffette che vi ho fatto vedere prima in argento, li ho presi anche color oro perché mi piacevano troppo. Poi qua dietro ci sono altri orecchini, questi sono quelli Dior di cui vi parlavo prima. In realtà per questi sono rimasta in lista d'attesa tipo per 6 mesi, una roba assurda, e sono con le doppie perle molto molto belli. Poi ci sono questi che sono invece di Chanel, vi faccio vedere, eccoli qua, anche questi, purtroppo uno ha perso il diamantino sull'ala, sì, si vede che ne manca uno purtroppo. Questi però ci sono molto affezionata, questi li ho comprati a Parigi e sono molto rari, non si vedono in giro ed hanno questa farfallina molto carina con il logo con la doppia C sulla perla. E poi sì, qui ci sono un po' tutti i miei orecchini con perle, poi ci sono le perle che mi ha regalato Tomas quando ci siamo sposati, e eccoli qua, quindi questi li indossavo proprio il giorno del mio matrimonio, tra l'altro, eccoli qua, e sono 2 perle meravigliose. E poi ci sono questi di Chanel che ho preso, non mi ricordo dove, ma anche questi secoli, secoli, secoli fa, tipo appena iniziato YouTube, mi ricordo, e questi dovrei pulirli, non so se sono rovinati o andrebbero puliti, comunque hanno questa lacca nera nel logo con doppia C e poi la perlina semplice pendente. E poi c'è quest'altro che è in realtà un ear cuff e va praticamente appoggiato sulla parte superiore dell'orecchio e ha queste 2 perline molto carine. Poi, allora, qui ci sono anelli. Allora, questo è un anello, anche questo di Chanel. Noterete quanto mi piace questo brand perché è un sacco di robe Chanel. Questo è stato il regalo di Tomas per il nostro primo anniversario. È appunto un anello con doppia C, con tutti questi strass rosa e bianchi. Anche questo però ha perso gli strass e ho dovuto farlo riparare. Poi questi invece sono anche questi di Chanel, ma va, sì, si vede proprio che ho una fissa io con questo brand. Anche questi sono di Chanel e questi si acquistavano assieme, e c'è uno con il doppio logo, questi li ho presi, non mi ricordo dove, mi sa Parigi, uno con, ah sì, questi, no, questi sono sicura, questi li ho presi nella boutique di Rue Cambon a Parigi, la prima e originale boutique di Chanel dove ha abitato Coco Chanel. Si comprano appunto assieme, non so se li facciano ancora. Uno ha il logo Chanel e l'altro ha la camelia bianca, so che lo facevano anche in nero. E poi c'è questo che è un anello d'oro che ho ricevuto da mia mamma quando ero ancora piccola, o forse era suo e gliel'ho fregato, non lo so. Mamma, se stai vedendo questo video, se vuoi te lo torno. Però mi piaceva tantissimo e mi piace ancora. E questo invece è forse l'anello più speciale che ho. Ebbene sì, è minuscolo. Ma perché è così piccolo? Perché questo anello me l'hanno regalato quando sono appena nata, era di mia mamma. E quindi lei mi ha dato questo suo anello e ci ha inciso sopra le mie iniziali H e N, quindi sono particolarmente affezionata a questo anello. Posso ancora indossarlo, ma soltanto sul mignolo, ma questo è un anello che ha un valore affettivo gigantesco. E in realtà un sacco di altri gioielli non li ho qui perché li ho dati a mio papà e li tiene lui da un sacco d'anni, e quindi non posso purtroppo farveli vedere, che sono tutti gioielli che ho ricevuto quando sono nata,
stata dai miei parenti eccetera, e sono sì, e non li ho purtroppo qui, ma magari ve li farò vedere in un altro video più avanti. Poi questo è un bracciale, qui ci sono bracciali, qui c'è anche quello con la N che però sto indossando adesso, per questo c'è questo spazio vuoto. Allora, questo è un bracciale di Chanel, ma va ovviamente, questo è un bracciale di Chanel che ho preso a Amsterdam quando abitavo su, ed è bellissimo perché ha questi pendenti. Allora c'è la boccetta di profumo con il logo, poi c'è la borsetta, poi c'è quest'altro logo Chanel, poi c'è il cappellino di Coco Chanel, molto carino, e poi c'è questo quadrifoglio che era un po' il suo simbolo, e poi c'è anche la ballerina, dov'è? Ah, eccola qua, e poi la ballerina. Sono innamorata di questo bracciale quando l'ho visto. E poi c'è questo che ho preso sempre nel negozietto di Firenze, non mi ricordo assolutamente il nome, ma se lo cercate su Google lo trovate, ammesso che esista ancora perché vi sto parlando di qualche anno fa. E questo è un bracciale che ho preso sempre in quel negozio perché appunto è fatto sempre con i bottoni vintage Chanel, e questo ne ha due tutti, ah no, soltanto uno, è questo ed è rosso. Poi, allora, qua dietro, vi faccio vedere meglio, ok, qua dietro c'è la collana di perle che si abbinava agli orecchini che mi ha regalato Tomas quando ci siamo sposati, eccoli qua. Questa è la collana che si abbina, è in realtà un girocollo che si abbina agli orecchini. Questa è un'altra collana di perle che ho comprato io tempo fa. E poi questa invece è la collana di perle di mia nonna, che ho io come suo ricordo, ci sono molto affezionata naturalmente. Poi qui c'è la cintura, questa è una cintura di Chanel, ma io la indosso molto spesso anche come, in realtà come collana, perché è molto molto lunga. E c'è, da un lato c'è il logo con la doppia C e dall'altro lato ci sono le lettere che formano il nome del brand. E poi qui c'è un'altra collana sempre dello stesso negozio di Firenze con il bottone con la doppia C vintage e la Torre Eiffel, bellissimo questo. A questo punto direi che vi ho fatto vedere proprio tutto tutto tutto, a parte appunto i miei gioielli di famiglia che non ho qui fisicamente per farveli vedere. E qua sotto in realtà non c'è niente di importante se non un sacco di scatole vuote, porta occhiali. E qua sotto stessa identica cosa, è praticamente un negozio e ci sono scatole Cartier, Dior, Louis Vuitton, Chanel e un patatrac Hermès qua sotto. È veramente un patatrac, ma ci sono tutte le confezioni. Quindi mia family, questo è tutto per il video di oggi, spero davvero vi sia piaciuto, scusatemi, perdonatemi se l'illuminazione era terribile, ma purtroppo come vi dicevo in questa stanza la luce è la peggiore in tutta la casa e nemmeno con la ring light si riesce a rendere la situazione accettabile, quindi spero siate riusciti comunque a vedere bene quello che vi stavo facendo vedere. Quindi comunque questo è quanto per il video di oggi. Vi mando un bacio enorme, spero vi sia piaciuto il video, scrivetemi tutto nei commenti come al solito, bacio grande e noi ci vediamo domani con un nuovo video, ciao!